Il cittadino leinatese, quando va al di fuori, sia orgoglioso di dire: io abito a Lainate. Questo è il mio intento. Io spero di avere la vostra collaborazione. Io sono una persona, qualcuno mi conosce, anche qualcuno del PDL mi conosce. Sono una persona semplice, sono una persona disponibile, per cui sono qua. Poi volevo anche sgombrare un'altra questione che io ci tengo a dirla. È comparso sulla stampa in questi giorni il fatto che io sia catapultato dall'alto. Io, guardate, non sono mai stato catapultato da nessuna parte. Si sono fatti degli Dopo accordi. vi è stata un'occasione poco felice, perché non so se avete sentito parlare del fallimento Pozzi. È stato un fallimento che aveva coinvolto 1.000 famiglie, per cui noi abbiamo creato un comitato, abbiamo piantato una tenda in Piazza Rho, abbiamo passato 6 mesi sotto questa tenda, abbiamo fatto lo sciopero della fame, abbiamo visto tutti i politici, una passerella di politici che voi non potete neanche immaginare. Io ho dato atto, credo che qualcuno lo può dire, quando mi è stato chiesto, di aver conosciuto l'ex senatore Carnovali in quel frangente, che è stato uno dei pochi ad impegnarsi e a mantenere le promesse, perché le promesse ce le hanno fatte tutti i politici. È stato uno dei pochi ad adoperarsi a mantenere le promesse, ci ha portato Maroni, che allora era ministro degli interni, e noi siamo, grazie anche alla loro collaborazione, finiti in Parlamento. Abbiamo fatto cambiare una parte della legge fallimentare, per cui abbiamo fatto un qualcosa che il senatore giustamente mi diceva. Nessuno poteva immaginare che finiva così. Io l'ho conosciuto in quel modo, so che è una persona che comunque si impegna, mantiene le promesse che fa, per cui io lo appoggio. Nazionale, ma ovviamente di per sé sul DNA, quindi certe capacità di progettazione, certi collegamenti, è ovvio che un PDL e Lega ti hanno molto di più di fare. Quindi l'infrastruttura, per esempio, della mobilità, c'è un tema centrale perché tocca tutti i livelli, questo progetto, quindi bisognerà trovare un equilibrio tra alcuni aspetti prettamente locali, ma altri aspetti che invece sono questi, secondo me, per cui dobbiamo far ragionare il cittadino dicendo: ok, va bene, tu magari avrai votato sempre per il locale, però è cambiato il mondo, giustamente come dicevo Germinale, è cambiato molto, parliamo solo delle ultime politiche, hanno cambiato molto, chi aspetta molto. Per cui secondo me dobbiamo proprio invece valutare quelli che sono questi, che sono i punti cardine di quelle che È cambiato il mondo, è vero. Battaglie elettorali sono battaglie difficili, ma di fronte al mondo che cambia, all'Expo che arriva e a Lainate, che è città metropolitana, meglio del senatore Carnevali non poteva capitarci sotto questo punto.